Buongiorno, siamo in diretta come ogni giorno e naturalmente con i nostri ospiti per approfondire un tema. Eh, L'occasione nasce da una festa estremamente coinvolgente che si terrà domani domani mattina sino a domani sera allo stadio presso lo Stadio Colbacchini di Padova, aperta diciamo una festa aperta che vede coinvolti tantissimi giovani e anche dei formatori. I numeri sono veramente importanti. Abbiamo 4.000 allievi del DENIP del Veneto e 300 collaboratori. L'occasione, dicevo, è questa: parleremo appunto di questa importante eh, manifestazione che poi tra l'altro rie. Entra in un ambito ancora più esteso eh, della festa delle Acli Sport, tra l'altro patrocinata dalla regione, dalla provincia, dal comune, eccetera, per andare a parlare eh, dei giovani della formazione professionale e del ruolo che molti stanno cercando di poter trovare quindi con la formazione nella società e quindi nell'ambito del lavoro. Eh, quali sono gli ambiti alla luce anche delle tante domande che ci arrivano spesso via mail, che possono dare ancora delle prospettive occupazionali? Come si muove il mondo della formazione, quindi dove puntare e dove non puntare. Lo sappiamo, ENEP si è specializzato a livello territoriale e regionale in modo molto capillare in diversi ambiti in cui ci sono delle eccellenze, in cui da sempre i giovani hanno avuto una grande opportunità, una chance maggiore in percentuale di trovare occupazione nel breve periodo, stiamo parlando di mesi, massimo un anno, rispetto ad altri istituti o alle scuole normali. La scelta è strategica, importantissima, lo sappiamo, ci sono famiglie in apprensione, giovani che non sempre capiscono, per vista la giovane età che cosa fare. Noi allora ci rivolgiamo agli esperti, partendo proprio dall'occasione di questa festa eh, di domani. Con noi in studio Giorgio Sbriss, amministratore delegato di Enaip Veneto, ben arrivato qui con noi, ben Grazie, ritornato. Grazie, tutti. E Massimiliano Lucchini, diritto, direttore dei servizi informativi sempre di Enaip Veneto. Buongiorno. Servizi... Informativi, però ci aiuta anche la formazione, insomma, sì. soprattutto, che è quello l'aspetto sì. importante. Allora, questa festa, vediamo di spiegarla e capire eh, che cosa andrà a sviluppare e poi entriamo nello specifico. Beh, eh, questa festa è una festa eh, di NP Veneto, ma dell'associazione di NP Veneto, questo è molto importante eh, definirlo. Fuori classe è un'associazione che è nata e ci ha dato una grandissima soddisfazione e continua a darcela per un motivo. E noi accompagniamo i ragazzi durante il percorso formativo che si svolge normalmente alla mattina. Avevamo un problema, i ragazzi il pomeriggio... Non, non c'erano e, e talvolta è anche un problema per le famiglie tenere questi ragazzi perché... Cittano, e, I ragazzi hanno dai 14 ai 17 anni, Sono questo è giovani, il, il target, e Veneto eh, mediamente ha su base anno più o meno 4.000 eh, ragazzi. Sono ragazzi che frequentano un percorso triennale che, alla fine del quale gli conseguono una specializzazione e una qualifica. E noi siamo un ente che fa formazione professionale e il nostro obiettivo è quello di formare i ragazzi perché imparino un lavoro e poi, eh, come si diceva prima, possano effettivamente trovare eh, un lavoro. Il nostro obiettivo è questo, eh, progettiamo e realizziamo questa attività formativa, questa è, è una cosa molto importante, per competenze. Cosa vuol dire? Che è quello che ci sta chiedendo oggi da tempo ormai anche la comunità europea far sì che alla fine del percorso un ragazzo possa acquisire tutte quelle competenze che poi sono agite nel mercato del lavoro. Cos'è che succedeva? Avevamo un problema che era molto sentito, un bisogno fortissimo delle nostre famiglie. Ci chiedevano, va bene i ragazzi sono da voi la mattina ma al pomeriggio. Avevamo anche un altro problema, come far sì che questi ragazzi potessero effettivamente apprendere. E abbiamo sposato eh, un bisogno e l'altro creando questa associazione fuori classe. I ragazzi il pomeriggio vengono seguiti dai eh, formatori della Veneto e fanno delle attività ludiche: fanno teatro, fanno moltissimo sport, ma eh, fanno musica, okay? Ma qual è il fine? Nel fare questa attività pomeridiana continuano il percorso di apprendimento della mattina, io faccio sempre un esempio che è chiarissimo così uno capisce subito, il ragazzo che fa il percorso di meccanica auto e per il quale magari per otto anni abbiamo cercato tutti dalla, dalla scuola di stato a noi di spiegargli la matematica in una determinata maniera perché è importante, perché se uno non conosce la matematica per esempio non sa le curve di potenza dei motori, se il pomeriggio ha un gioco, che, che, un gioco seguito, e, e costruito che è quello di costruire un go kart un go kart vero che corre e che fa le gare e che magari anche vince, perché noi abbiamo due squadre corse che vincono. Sicuramente, questo ragazzo quando andrà a lavorare, il motivato. motore lo conoscerà alla perfezione. Ma anche motivato, tra l'altro. Beh, è motivato lui e sono motivati anche ovviamente anche i nostri formatori che diventano poi in questa in questo e sistema, ma insomma, vedendo delle immagini importante. relative alla festa dello scorso anno. Questa è la festa dello scorso anno, sì, per capire il coinvolgimento proprio di persone, esatto. tutto è un momento finale, la festa, perché eh, non vorrei dare un messaggio diverso. La festa è, è una festa dove ci troviamo e abbiamo bisogno anche di divertirci e credo che sia una cosa bella e importante per tutti, avere anche dei momenti di grande divertimento. Ma è la fine di un percorso che inizia a settembre e finisce con questa festa, che vede la realizzazione durante eh, l'anno di tutto questo insieme di attività che vi dicevo prima. Quindi eh, tenete conto che eh, noi, per esempio, i nostri ragazzi fanno una cosa molto simpatica che voi tutti conoscete anche alla televisione, come esiste X Factor, i nostri ragazzi per esempio fanno FC Factor, fuori classe Factor. Quindi tutti i centri dell'ENAPE, eh, su un processo di selezione simile a quello di X Factor, cantano e alla fine, per esempio l'anno scorso, ci siamo trovati al teatro eh, di Vicenza con, non mi ricordo il numero, sono stati più o meno 500 ragazzi eh, che facevano eh, vedere i loro pezzi e alla fine c'è stato il vincitore come, come X Factor. Perfetto, quindi questo è, molto, è formativo, vero? altamente formativo. Decisamente formativo perché... Eh, è ovvio che i ragazzi eh, per imparare, per apprendere, per poi agire le competenze di cui parlavamo hanno bisogno di motivazioni forti e i ragazzi d'oggi, forse anche quelli di un tempo, per avere motivazioni forti bisogna creare delle occasioni perché possano apprendere, delle occasioni in classe e delle occasioni fuori classe. Quelle in classe noi cerchiamo chiaramente di sviluppare quella didattica per competenze di cui si parlava facendo in... facendo imparano facendo. Al pomeriggio di supporto alla mattina, facendo sempre però cose diverse dalla mattina. È un po' questo quello a cui miriamo, a cui, eh, che è la nostra Forse anche ambizione. per stare più vicini ai giovani, che altrimenti poi nei periodi fuori classe possono prendere anche altre strade, magari non proprio dedicarsi totalmente allo studio, eccetera, o anche chissà. Sì. Noi la nostra diciamo, politica formativa, chiamiamola, è quella di fare il più possibile eh, nell'orario del mattino. È ovvio che poi però il pomeriggio ci si pone il problema. Ecco, dove vanno? Quello cosa di cui fanno. parlava è proprio questo, cosa fanno, dove vanno. E ai noi, ai noi, non sempre sono dediti ad attività che potrebbero essere quelle sportive, quelle che si pensa che possano fare i ragazzi. Molto spesso... Eh, nella migliore delle ipotesi, diciamo così, tra virgolette, perdono un po' tempo. Mm. Allora questa è un'alternativa. Intanto è un approccio che diamo anche di vicinanza ad attività che le, le vedono da noi e poi possono svilupparle anche per conto proprio, perché si parlava di sport, si parlava di pittura. Si parla... Abbiamo dei casi di ragazzi iscritti ai corsi di meccanica, quindi diventeranno meccanici auto che, con un loro docente della mattina, che fa appunto meccanica, al pomeriggio fanno pittura. Abbiamo questo docente che è un nostro personaggio che è molto capace, è molto bravo e fa pittura e i ragazzi di meccanica auto sono appassionati alla pittura e personalmente non l'avrei mai detto, però invece le opportunità bisogna crearle per poi dire se possono essere sfruttate o meno. E questo avviene avviene al centro di, di Porto Viro, come avviene anche in altri centri che abbiamo sparsi per il Veneto. Ecco, la scelta di un percorso formativo, lo chiedo a lei dopo naturalmente anche a lei, è così mirato, questa è un po' una domanda che mi viene anche mutuata da diversi interventi. E quindi, già all'età di 14 anni, intraprendere un istituto professionalizzante, chiamiamolo certo. così, e anche così specifico, deve essere un po' supportata anche da da qualcuno in questo tipo di, di, di stradamento no? precoce. Beh sì, evidentemente c'è tutto un lavoro oh, prima della scelta anche di orientamento che enti come il nostro, come Enep Veneto, fa. E questa è un po' la preoccupazione eh, di molti genitori. Lo mando già là, sarà, farà questo, ma come faccio a dire che a 14 anni potrà no, noi essere... Noi invitiamo assolutamente tutte le famiglie, e i genitori in testa, ma evidentemente anche i ragazzi, a partecipare ai momenti di orientamento che ce ne sono durante gli anni delle medie, in particolare quello della terza media, soprattutto nella prima parte dell'anno, perché dopo sappiamo che cioè, la scelta sì. va fatta eh, tra gennaio e febbraio, bisogna eh, sì. effettuare la scelta. Però ci sono prima dei momenti di orientamento forti, ma al di là di quelli poi strutturati ci sono i momenti di orientamento che noi facciamo, e eh, che noi diamo dis disponibilità assolutamente. Siamo pronti a fare in qualsiasi momento dell'anno, anche adesso per i ragazzi che adesso sono in seconda media, ad esempio. I nostri centri sono aperti, al di là delle giornate può ufficiali. Ma anche un invito, diciamo, a cercare di capire prima del tempo se può sì. essere un ambito che può interessare. E lo si fa, diciamo così, in modo molto aperto, nel senso che eh, noi ovviamente siamo. Bell se i ragazzi poi vogliono far parte dei nostri percorsi, però con la stessa tranquillità con cui diciamo sì, un tuo percorso può essere quello del meccanico auto, dell'esperto eh, in elettronica, eccetera, può anche essere che diciamo, il tuo percorso può essere un altro. Cioè, l'orientamento noi lo possiamo fare a 360 gradi a partire da sempre, fino a sempre. Perfetto. Ecco che cosa vuol dire eh, frequentare eh, ENAIP e quindi fare un corso professionalizzante? per le opportunità che adesso si stanno aprendo e altre chiudendo nei mercati, perché la famiglia deve riuscire a guardare oltre no? il presente e dare un'opportunità al proprio figlio. C'è una prima cosa che vorrei <coughs> sottolineare anche in continuità col discorso che si faceva prima, c'è chi eh, fa un lavoro nell'ambito della formazione e dell'istruzione eh, per motivi profit e c'è chi non lo fa per profit e lo fa in un ambito valoriale. C'è una grande distinzione in questo ambito qui. un eh, ente non profit. E' ente non profit, ha un ambito valoriale e fa riferimento a quello del sistema delle ACRI. Oggi certo, il questo è bene precisarlo. Insomma. Eh, esatto, vale un milione di eh, persone a livello nazionale. Ci tengo a dire questa cosa, perché uno dei problemi delle famiglie è questo, ma se io faccio un percorso mm. di questo tipo, alla fine non continuo più la scuola. Questo eh non è esatto, assolutamente vero. È Anzi... Eh, tanto sottolineava Massimiliano, se un ragazzo viene da noi e noi vediamo che ha la possibilità, la scelta, non vuole fare quel percorso, è un'idea della madre o del padre, insistiamo perché faccia un percorso che non sia in Eneip. I ragazzi che finiscono nel terzo anno, il nostro più grande successo è che loro si laurino. Se c'è una possibilità che questi ragazzi, anche alla fine del terzo anno, possano continuare nella scuola, oggi esistono le passerelle, da molto tempo ormai, ecco, noi sono, facciamo di se... tutto perché questo avvenga, ma perché? Perché noi riteniamo che la formazione sia uno strumento per far sì di avere una eh, nazione, un paese che domani sia eh, più bello. Lo è più bello, tanto più le persone hanno la possibilità di avere un lavoro. Questo noi riteniamo, quindi lo, lo dico veramente con il cuore alle mamme e ai papà. Guardate che noi ci teniamo al punto tale che investiamo risorse nostre proprie per far sì che i ragazzi possano continuare e ne abbiamo tanti casi, ne abbiamo tanti casi di ragazzi che hanno iniziato un percorso, magari non sempre venivano da percorsi lineari, hanno finito il percorso da noi, li abbiamo accompagnati nella scuola li e li abbiamo riaccompagnati all'università e li abbiamo riaccompagnati tutta la vita nel lavoro. Un'altra cosa che è importante anche capire è questa. ENIP ha su una base di un anno incontra più o meno 16.000-18.000 persone, 4.000 sono ragazzi, 6.000-7.000 sono lavoratori occupati che vogliono cambiare lavoro, occupati che vogliono ecco, guadagnare una, di più esatto. che, oppure che vogliono avere un successo importante. nella vita ecco. più garantito. Bravo, allora è un E un imprese aspetto. tantissime e noi facciamo tantissima formazione alle imprese. Perché facciamo tantissima formazione alle imprese? Perché... Ma questo da sempre, se non sbaglio, Ma da sempre, no? tenete conto che è e Veneto... <coughs> Ha ah, 161 laboratori nel Veneto, molti di questi estremamente avanzati. E' anche ora di smetterla di dire che esiste un sistema di formazione che ha laboratori che non sono avanzati, perché nostri, alcuni nostri laboratori in particolare sono più avanzati di quelli che si trovano nel mercato. Il problema che noi abbiamo di alcuni ragazzi è che noi, non so, nell'esempio della meccanica auto, i nostri centri sono eh, tutti certificati sulle centraline TEXA. Oggi il, il sistema della, il mercato dell'auto sta andando ad avere professionalità che permettono di garantire questa cosa, ma i nostri centri ce l'hanno già ormai da 4-5 anni questa, questa cosa. Rispetto alle opportunità di lavoro, e noi viviamo sempre un periodo dove c'è uno sfasamento temporale ovviamente. Quello che noi pensiamo oggi possa essere l'occupazione migliore che ci può essere, non è detto che sia quella che c'è fra tre anni. Posso dirvi cosa che succede oggi e quello che potrebbe succedere un domani. Sicuramente vi sono dei settori che tireranno sempre, siamo in un ambito manifatturiero. I nostri ragazzi oggi, parlo dei ragazzi piuttosto che le riqualificazioni dei lavoratori nell'ambito manifatturiero della, della, della meccanica, che è, che è il Veneto, quindi il controllo numerico, eh, l'utilizzo delle frese, dei torni, dà eh, molta occupazione. Ancora dà l'occupazione, per esempio l'ambito la, della saldatura, quando è una saldatura di un certo livello, certificata con tutti i patentini. L'ambito della ristorazione dà occupazione. E questi sono mercati che vanno e continuano ad andare. I ecco nostri questo. ragazzi a un anno mediamente il 70% è occupato. Perfetto, questo è importante. Andiamo allo specifico. Abbiamo parlato della meccanica, per esempio carrozzieri, certo. eh, che sembra quasi un qualcosa di estremamente di nicchia, dove però c'è ricerca di personale, ci sono opportunità. Che tempistica possiamo dire in linea di massima? Poi andiamo a sviluppare anche la ristorazione, perché è altrettanto importante, forse un settore trascurato, dove stiamo parlando del turistico poi sostanzialmente, quindi della ricettività. Certo, ma in ambito... Della carrozzeria sicuramente anche lì è un ambito che noi curiamo, curiamo con una, un laboratorio, adesso ci riferiamo ad esempio al centro di Padova nello specifico, molto avanzato, molto tecnologico, anche recente perché l'abbiamo inaugurato un anno e mezzo fa. E, lì è un settore ricercato, come diceva anche Di Nicchia, che... È, su qual, nel quale noi ehm, lavoriamo materialmente i ragazzi hanno proprio, hanno proprio di recente ristrutturato delle auto che vengono, eh, che vengono dismesse quindi, non quindi sono escono, più pronti, insomma. escono pronti sono in grado di lavorare chiaramente con il loro okay. accompagnamento questo, sì. però sono in grado assolutamente di lavorare eh, in qualsiasi realtà, che, perché noi riproduciamo quello che poi andranno a fare fedelmente. fedelmente. Tenga conto che molti dei nostri consulenti che affiancano i nostri docenti sono ehm, imprenditori nelle carrozzerie, quindi vengono a dirci: Guarda, c'è bisogno di questo, e facciamolo tra l'altro in questo modo. Certo, questo è, è importante. Questo forse è il segreto. Perché, eh, siamo Quello che forse manca all'università all ancora, perché manca, c'è proprio uno scollamento completo. Ecco, questo scollamento da noi non può esserci: non può esserci, ma non perché non vogliamo, ma perché effettivamente non c'è, non, non potremo evidentemente lavorare e le aziende che ci cercano anche durante eh, il triennio. Trovano ragazzi, e anche purtroppo in alcuni casi ce li chiedono anche prima: evidentemente eh lo diciamo, sappiamo, fermatevi sì. un attimo: prima si qualificano e poi. che evidentemente... anche dietro era un po' il terrore di molte famiglie che il figlio lasciasse prima del tempo, invogliato dall'età. Sì, dall diciamo così: tra tutte le cause: le cause che un ragazzo può abbandonare il percorso formativo, questo potrebbe essere, la più bella. Evidentemente, Però, noi ci preoccupiamo a, per... eh, a rendere compatibile. L'aspetto dell'alternanza, il tirocinio, lo stage, però con il compimento del percorso triennale. Questo è chiaro: noi abbiamo comunque ecco, lo stage, il tirocinio che fa parte strutturale dei nostri corsi, ed è anche un certo numero di ore importante, sui su quali i ragazzi comunque si sperimentano prima della fine della seconda, e chiaramente nel corso della terza, dove è anche un pochino più cospicuo come impegno. Torniamo su questi discorsi, poi vediamo anche di sviluppare anche gli altri ambiti. Eh, sempre sul presupposto che domani c'è questa festa, ma è aperta a tutti? O è che una festa. No, non è vero che è aperta a tutti, eh. è una festa dei ragazzi dell'ENIP. Se qualcuno vuole passare e venire a vedere è per una vedere cosa che... bellissima. Certo. Eh, ci sono, è, è, è diventato uno degli eventi più grandi di Padova. No, infatti, siccome è un evento, <ride> poi ci sono dei seminari, c'è un convegno, certo. ci sono tanti momenti anche istituzionali, allora. Vi eh, viene da pensare: Ma allora è aperta a tutti allo stadio Colbacchini, quindi lo spazio c'è. Eh. Allora, se uno vuole passare e vuole venire, certamente non può partecipare alle gare, perché sono, sono, ah no, fa, sono fa le... parte di un percorso dei ragazzi dell'ENIP Tenete conto che qual è il nostro obiettivo? E il suo discorso si diceva prima: creare delle condizioni per cui i ragazzi apprendano. Questo fa fuori classe. È molto difficile per i nostri formatori, è molto più facile spiegargli l'italiano che metterli in condizione di sbagliare. Noi facciamo in modo che tutti i ragazzi possano sbagliare perché attraverso lo sbaglio nel fare avviene anche l'apprendimento. Per questo, ripeto, c'è eh, Fuori Classe, ma è una festa di, di ENAP. Ovviamente, ENAP è un soggetto che sul territorio del Veneto è molto presente. Noi abbiamo 21 centri, tenete conto della dimensione, abbiamo rapporti con tutte le aziende. Eh, eh, è vero questa cosa, certo, perché, per esempio, se voi guardate gli sponsor, che sono sponsor, tenete conto che i nostri sponsor, cos'è che chiediamo? Non è che chiediamo soldi, chiediamo di condividere questo ambito valoriale. Okay. Allora, c'è chi eh, ci dona. Uh, le mele per i ragazzi, c'è chi ci dà i 500 euro, chi ce ne dà i 5000, chi ci dà questo tipo di materiale. Ma l'elenco degli sponsor è così forte questo dice qual è il rapporto uh, delle aziende con ENEP. E, ma noi siamo un soggetto aperto a tutti, quindi ben volentieri. Eh, ci ma sono, sono degli aspetti importanti, non solo uh, legati al divertimento. No, no, ma dopo li, dopo li tocchiamo con gli altri aspetti. Andiamo in pubblicità, pochissimi minuti, poi torniamo insieme. Allora, torniamo un po' nel merito specifico, anche un po' per curiosare eh, in questa iniziativa. Fuori classe, sport. Sport, quali sono le attività su cui puntate? Poi sono sempre formative, educative e aiutano, diciamo, un completamento della formazione che quindi non è solo legata al diventare un domani il tecnico di, ma a qualche cosa di più, quindi a completarsi come persona. E vediamo come si sviluppano poi. Sport è educazione per definizione, credo io. E ti dà tutte quelle competenze, che se vogliamo chiamare con un termine aulico trasversali, che è più facile apprendere facendo qualcosa, quindi facendo sport, che non a dirgliele, a spiegargliele. E noi, lì a Fuori Classe, in quel giorno faremo molte attività che sono il compimento di un percorso che abbiamo avuto durante l'anno, quindi ci saranno le finali, le benedette finali, qui tutti i ragazzi ispirano, di calcio, calcetto, pallavolo, quindi calcio 11, calcio 5 e pallavolo. Faremo anche delle gare di rugby, perché quest'anno abbiamo introdotto il rugby, che tra l'altro ha avuto un successo enorme. Ah beh, sì, infatti, però immagino... Straordinaria l'adesione e con una anche particolarità, adesione femminile. Eh sì, perché è uno sport che piace molto alle Mamma donne. Mamma mia, piace molto alle donne proprio. Eh sì. Non so se perché dopo forma certi muscoli o cosa, ma comunque quello non abbiamo indagato. Comunque, ha avuto una grande adesione, chiaramente nelle città... Eh, già storiche per il rugby, ma non solo, perché a Conegliano, ad esempio, abbiamo una squadra che si sta creando. Ecco, qui ci stiamo lavorando. Gli altri sport sono quelli appunto menzionati, poi faremo arrampicata, poi faremo le gare di atletica, che sono straordinarie, perché facciamo i 100, gli 80, quindi i 1000 metri, e faremo lancio, mh, salto lungo, insomma, faremo una serie di, di gare importanti. E loro i ragazzi hanno oh, mh, partecipato a un torneo regionale che è partito qualche mese fa, e hanno fatto delle selezioni delle gare fra centri e quindi in quel giorno faremo le finali, quindi ci saranno quattro squadre di calcio, semifinale e finale, sei di calcetto semifinale e finale e altrettante di pallavolo. Quindi anche, abbiamo creato anche quella sorta di clima competitivo che comunque è un po' il sale dello sport, perché sport senza competizione. Eh. Abbiamo cercato di trasferire che la competizione positiva è quella, e quindi non cerchi di battere l'avversario, ma cerchi di battere sopra i tuoi limiti e poi quello porterà eventualmente anche a vincere con l'avversario. Quindi la trasmissione del valore è forte e che poi Andate vorremmo... Andate che... fuori regione. S sì, le competizioni sono interne, abbiamo, potremo ormai annunciarlo ufficialmente, a fine maggio portiamo una selezione di ragazzi, tra virgolette quelli un pochino che sono distinti per meriti sportivi e anche per capacità di stare insieme, chiamiamolo così, portiamo una selezione di ragazzi, una squadra, quindi a Napoli, andremo a giocare contro una selezione eh, di ragazzi eh, che sono ospitati presso l'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, in Isida, e siamo contenti perché con i nostri formatori, che poi gli accompagnatori, gli allenatori sono dei nostri docenti, dei nostri responsabili dei centri. E quindi ecco, faremo questa esperienza a fine maggio. E in occasione sempre del US Acli Sporting Tour e ci sarà lì l'occasione anche poi di partecipare al premio Berzotto con cui le Acli premieranno Mazzari, l'allenatore del Napoli. E ci sarà anche la possibilità di parlare insieme a Ciro Ferrara, allenatore dell'under 21 di calcio. Quindi, insomma, sarà... Quindi magari ci sono delle opportunità che possono nascere, insomma, anche in ambito sportivo, perché no? Assolutamente, assolutamente. Pensiamo di sì. Cioè, noi crediamo fermamente che lo sport sia una componente decisiva per la crescita la capacità della persona esatto, ecco, a questa età in modo particolare ehm, il fatto di abbinare un'attività formativa tecnica nel contempo puntare molto sullo sport perché poi sembrava fosse una festa poi sta emergendo che in realtà è tutt'altra cosa, sì, è l'apice di un percorso ben individuato, studiato e articolato anche nell'ambito sportivo. È strategico e determinante, forse può anche indurre un certo tipo di scelta verso un istituto anziché un altro. Ah, eh, sì, anche su questo non Perché è... per una famiglia sapere che poi il figlio, appunto, se lo vediamo anche dalle immagini, è seguito tutto campo, tra virgolette, è importante. Beh, eh, stavo dicendo, queste qui non sono cose che noi improvvisiamo, eh, siamo qui che lo stiamo, lo stiamo spiegando, intorno anche allegro, scherzoso. Dietro c'è un pensiero che dura anni, eh, parte dal bisogno delle famiglie che ci evidenziano, come dicevamo prima, e questa necessità di prendere in carico il ragazzo oltre l'orario scolastico, questo è fuori classe, oltre l'orario scolastico. Vi è necessità anche questa di paese, l'Italia è uno dei paesi dove si fa meno sport, i ragazzi eh, eh, dopo proprio... i 14 anni che fanno attività sportiva in maniera non saltuaria, è, adesso non mi ricordo, ma è un dato fra il 20 e il 25% che è molto basso, nonostante che l'Italia sia il settimo paese eh, al mondo per risultati olimpionici come numero di medaglie. E Lo stiamo perdendo, va ripreso. Tutto questo in un contesto dove pensiamo che lo, anche lo sport eh, concorre a creare delle persone. Eh, lo sport è un gioco di squadra, vuol dire eh, la capacità di relazionarsi con l'altro all'interno di un sistema di regole, questo per noi è molto importante. Eh, quando noi parliamo per esempio del merito all'interno del sistema di ENIPE, dobbiamo andare a premiare dei ragazzi, non pensiamo necessariamente al fatto eh, sei stato più bravo nella costruzione di quel pezzo, anche, ma sei stato più bravo nell'imparare a comportarsi. Quindi eh, abbiamo fatto delle esperienze. Abbiamo portato dei ragazzi nel Delta del Po, abbiamo portato dei ragazzi eh, in barca vela. Bar, parlo di barca vela dove c'erano i gruppi da dieci, eh, da dieci ragazzi. Ma l'aspetto meritocratico era che non sapevo comportarmi. Ho imparato a stare all'interno di un sistema di regole che mi permetteranno un successo nel lavoro. E noi alla fine, questo eh, tendiamo: andrai a lavorare, ci sono delle regole che dovrai rispettare e eh, questo vogliamo trasferirti. Assolutamente. Ecco, l'entrata nel mondo del lavoro, che tempistica ha, è da parte chi sono i più richiesti, chi un po' meno, che più ha difficoltà e quindi vediamo un po' di inquadrare anche questo. Siamo sì, in un momento di eh, di crisi è ovvia eh, questa cosa. E ciò cioè, nonostante eh, sono i dati che dicevo prima, eh, nell'ambito sicuramente della meccanica, in senso meccanica proprio, eh, intendo lavorazione dell'acciaio, del, uh, dell del ferro, eh, abbiamo sempre risultati estremamente positivi. A un anno viaggiamo sempre intorno al 75% più o meno come dato occupazionale. Eh, nell'ambito della ristorazione viaggiamo poco meno, siamo intorno dal 68% al 70%. Quindi hai finito il terzo anno. Il 70% di queste di questi ragazze e ragazzi, tenete conto che Enep non è eh, maschi eh, meccanica. No, no, no è, è, la, è, misto, è misto. Noi abbiamo tantissime attività anche nell'ambito dell'estetica, nell'ambito dei, dei servizi alle vendite. Eh, nell'ambito dell'attività dell segretariale, è ovvio che per esempio in questo momento di crisi dei servizi l'occupazione che noi possiamo eh, che, che stiamo misurando, sono dati oggettivi ma sono dati, no, eh, tenete conto non che li dice l'amministratore dell'Eneip eh, per dire venite a iscrivervi no, sono dati dell'ISFOL, dell'IRES che ogni anno vengono monitorati ci dicono che i ragazzi che fanno una formazione professionale in questi ambiti, in ambiti dei, servizi, dei servizi per esempio, oggi hanno una percentuale di occupazione che è inferiore e viaggia dal 50, intorno 50. 55-60 per eh, cento, se devo fare come si dice un, uh, un benchmarking con chi concorre con noi, dico che un istituto professionale, per esempio, fa il 32,8%, e, e questi sono sempre dati che noi, noi ricaviamo dall'Istat, dall'ISFOL e eh, dal mercato eh, del lavoro. Eh, sono eh, comunque dei settori che nel Veneto. Sicuramente continueranno eh, a tenere perché è un ambito nostro manifatturiero, turistico. Speriamo, è collegato, se... Beh, insomma, eh, se no forse avremo anche problemi di ordine diverso Infatti. come un domani. Entriamo nello specifico della formazione e quindi spieghiamo a chi non conosce bene, perché poi non tutti sono dentro queste cose e lo sappiamo, come viene articolata e cosa vuol dire fare formazione in un ente professionale. Sì, noi quindi proponiamo. Corsi triennali, e quindi dal primo al terzo anno per ottenere una qualifica professionale spendibile nel mercato non solo veneto ma italiano e europeo. Questa qualifica ehm, viene conseguita attraverso oh, un triennio che prevede mille ore di formazione all'anno. Queste ore di formazione sono in alternanza tra parte, chiamiamola più teorica e parte più laboratoriale, anche se anche la parte teorica. Noi gli diamo un taglio pratico, cerchiamo di essere più pratici possibile. Okay? E sempre nell'ottica di cui parlavamo prima, della nostra didattica per competenze. Per competenze vuol dire che i ragazzi arrivino a saper fare qualcosa in una data una situazione specifica. Quindi anche saper parlare, saper leggere, saper descrivere è una, una competenza, diciamo usando anche termini magari un pochino più tecnici, all'interno dell'asse dei linguaggi, però va contestualizzata e noi lavoriamo in questi termini. E quindi abbiamo uh, il laboratorio che fa, la fa da padrone, per cui per metà del monteore complessivo è dedicata quindi alla parte laboratoriale, e, e all'interno dei percorsi di secondo e terzo anno c'è anche lo stage. Lo stage significa che i ragazzi entrano in azienda, entrano in azienda e lavorano a contatto con l'azienda, nell'azienda, con un tutor che l'azienda mette a disposizione e seguiti sempre da personale nostro che si interfaccia col tutor aziendale e si interfaccia con i nostri ragazzi. Le ore non sono poche di stage perché facciamo 160 ore. Al secondo anno... Ma fanno qualcosa? Questa è un po' la preoccupazione di molti. Cioè, operativamente sono messi lì come... Eh, allora, la risposta fotografia. è questa. Dopo lo stage... Chiaramente i ragazzi, che, soprattutto in terzo anno, mi viene da dire, eh, molti di loro vengono richiesti dalle aziende, il problema di cui parlavamo prima, problema, la cosa anche simpatica di cui parlavamo prima, è che le aziende ci chiedono, ma eh, po possiamo già assumerlo? No, <ride> finisce il percorso, a giugno se ha fatto il terzo anno si può già procedere, ma noi abbiamo veramente aziende che ci prenotano i ragazzi, bruttissima parola, mi, mi scuso subito, però che ci chiedono guarda, mandalo da me, finiti gli esami, perché io lo assumo. Cioè, non sì. ma vediamo forse, io lo assumo. E questo è un dato, un riscontro che tanti ragazzi potrebbero essere testimoni che avviene così. Ecco, questo è importante. Ma lo, eh, se... ma, perdonami, lo stage che fanno i nostri ragazzi è uno stage vero a contatto con il lavoro vero che fanno le aziende. Ecco, eh, questo era importante capire. Eh, stranieri, percentuale di stranieri eh, che magari vogliono specializzarsi, ovviamente ci sono tantissimi ragazzi che sono sì, stranieri perché la famiglia è originaria di altri paesi, ma ormai sono nazionalizzati, diciamo così. Sì, la maggior parte dei nostri ragazzi eh, sono europei, nel senso che se, se definiamo stranieri i figli di eh, genitori che non sono nati in Italia, eh, che sono cittadini poi a, alla fine comunitari, la percentuale varia da centro a centro. E da cosa è determinata questa percentuale? Dal numero eh, di ragazzi stranieri che esistono in quel territorio. Ovviamente se a Longarone la percentuale costituita nella popolazione è del 30%, ci troviamo il 30% come viene nella scuola di Stato, certo. né più eh, né meno. Anche questa idea che in certi centri di formazione ci siano più stranieri o meno stranieri è un'idea sfalsata. Vorrei anche dire che in certi ambiti in realtà sono anche meno di quelli che noi incontriamo nella scuola di Stato, ma questo non è un bene. E io dico una cosa, siamo noi che a volte ci facciamo delle idee preconcettuali. Primo, fra i ragazzi oggi, questo è assolutamente un sistema di integrazione che neanche viene posto e noi neanche ce lo poniamo come problema. Forse ce lo pongono le famiglie, forse? Ce lo pongono le famiglie, ma eh, tenete conto che quando si va di in un'azienda, eh, cosa pensiamo? Che esistano aziende dove ci sono solo italiani e aziende dove ci sono gli stranieri? Non è così. E oggi poi affrontiamo un mercato del lavoro che è globale per cui è molto facile trovarsi il proprio responsabile, il proprio capo, che magari è anche indiano. E avere lavorato a contatto con ragazzi che vengono anche da paesi diversi è un valore aggiunto in questo mercato. I nostri ragazzi, io dico sempre una cosa: noi abbiamo un'idea del lavoro che è questa, faccio questo lavoro in questa fabbrica per tutta la vita. Cambio il lavoro all'interno dell'azienda ma resto in questa azienda. Non è così. Oggi i nostri ragazzi, i nostri lavoratori, molti, fanno lo stesso lavoro in posti diversi, in aziende diverse, in luoghi diversi. Eh, io vengo dall'Alta Padovana, sono moltissimi i lavoratori che fanno una settimana in Ungheria, una settimana in Francia, 15 giorni in Germania, ritornano, lavorano 4 mesi. Le nostre imprese. Nel Veneto esportano, lavorano anche con l'estero. Che è una cosa importante da mettere in fortuna, Per fortuna, per fortuna eh, non dimentichiamoci, perché se guardiamo i dati dell'export del, del Veneto, lo sappiamo benissimo che eh, abbiamo un livello di export eh, altissimo, ma quando si esporta, non si esporta un prodotto, si esporta un processo, si esporta una fabbrica, si esporta una lavorazione e chi è che le fa queste? Assolutamente. Cioè, L'elettricista va a, a, a installare la fabbrica in, in Romania. Eh. A questo proposito, eh, sempre fattore m, formativo, educativo e anche culturale, la lingua straniera. Sì. Eh, eh, che questo poi è stato un oggetto anche di osservazioni. Quanto entra nella formazione proprio alla luce di quanto stavamo dicendo, che ormai c'è una mobilità mostruosa e poi effettivamente un, un ragazzo esce formato. Può darsi che l'azienda gli offra un'opportunità chissà dove certo. e quindi, se non ha una conoscenza minima, può trovarsi in difficoltà. Assolutamente, no. Noi, nell'ambito dell'asse dei linguaggi, evidentemente affrontiamo entrambe eh, le lingue, quella italiana e quella straniera. La prevalenza è quella dell'inglese, evidentemente, anche perché è la lingua tecnica. Uh -huh. Molti, anche se vogliamo, testi o comunque molti temi sono affrontati nell'ambito della meccanica, nell'ambito dell'elettronica, in inglese. Quindi, anche tornando al ragionamento di prima. In Oriente, per esempio, otto. Sì, esatto. Noi applichiamo la lingua straniera, la lingua inglese. Eh nell'ambito che, che poi i ragazzi affrontano. Quindi cerchiamo di renderla molto pratica, molto concreta, per cui è presente, è presente in tutti gli anni, evidentemente. Noi con eh, i formatori di lingua inglese facciamo proprio un lavoro molto specifico in collegamento stretto con i formatori dell'area professionalizzante, proprio perché eh, quello che loro, eh, le competenze che loro cercano di far acquisire in inglese siano strettamente collegate con il profilo che facciamo. Ristorativo, ecco nell'ambito certo. ristorativo lì affrontiamo non solo la lingua inglese ma anche la lingua tedesca perché molti dei nostri ragazzi, magari. La, la ristorazione veramente alle volte dobbiamo trattenerli. Ecco, ad esempio, tariamo il percorso ristorativo anche sulle esigenze che hanno le strutture ricettive in Veneto, che sappiamo che è uno dei settori più importanti eh, e quindi. Eh, la ristorazione, I corsi di ristorazione finiscono anche un po' prima degli altri proprio perché per poter consigliare ai nostri ragazzi di, far, di partecipare a, in, in estate ai percorsi di tirocinio, ai percorsi comunque eh, dentro le realtà ricettive, alberghi o ristoranti che siano e quindi in questo ambito i tedeschi per cui da tutto il litorale veneziano ma anche al lago di Garda eccetera c'è bisogno anche della conoscenza di questa, di questa lingua. Perfetto, allora dopo torniamo ancora su altri aspetti. Pubblicità terriamo tra poco. Punto di domani. Allora, educazione stradale, se non sbaglio, rientra in ambito dei progetti, ma anche un concorso, vero? Eh, Allora, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, vediamo un po' di inquadrare altre iniziative, un po' che rientrano sempre in quest'ambito di eh, manifestazione. Che cosa c'è, cosa è che si può aggiungere? Beh, volevo segnalarvi questa cosa eh, carina, molto bella, all'interno della festa di fuoriclasse e eh, noi premieremo il concorso Mani Ingegno. È un concorso che è nei Pavandito quest'anno per la prima volta e ha visto eh, il coinvolgimento delle, di tutte le 180 classi eh, presenti quest'anno. Cos'è che fanno i nostri ragazzi per capire meglio cosa fa la formazione professionale? Per poterli eh, trasmettere l'apprendimento gli facciamo fare delle unità di apprendimento. I ragazzi realizzano sostanzialmente dei pezzi dall'inizio alla fine. Abbiamo preso tutti questi capolavori fatti dai ragazzi, abbiamo, eh, abbiamo fatto una preselezione, una commissione esterna per far vedere agli altri cosa fa la formazione e perché altri dall'esterno valutino. E Era una commissione di altissimo livello perché tenete conto che all'interno della commissione c'era eh, un rappresentante della regione del Veneto, la dirigente sulla formazione, c'era il direttore generale della banca etica, c'era il rappresentante regionale della scuola e c'era naturalmente l'amministratore dell'ENEIP eh, certo. eh, facente parte. Chi è che ha vinto per capire eh, cosa facciamo? Ha vinto. La prima squadra è arrivata una squadra di Longarone, hanno realizzato dal da, partendo da zero, uno slittino, quindi l'hanno eh, saldato, costruito, colorato, e progettato e realizzato. Detta così, sembra una cosa: uno slittino in, eh, non uno slittino di legno, ovviamente, stiamo parlando di uno slittino da corsa con, alleggerito con l'alluminio, con sistemi frenanti e a Okay. Quindi un capolavoro meccanico con le slitte convergenti, che sono quelle, quelle macchine che corrono a velocità no, limitata. Okay. Il, il secondo premio è andato all'unità operativa di eh, Padova che ha, che ha realizzato un, eh, un pannello fotovoltaico al sistema girasole. Praticamente c'è un sistema elettronico che comanda il pannello e che segue il sole nell'inclinazione dei raggi per far sì che il pannello... Vi sto parlando di cose. Sì, chi sì. è che poteva vincere? Chi realizzava un'idea che si poteva vendere nel mercato? Questa è l'idea che c'è dietro e realizzata certo. con le mani. Quindi questo pannello, come segue il girasole il sole, tanto il pannello con i fotoperiodi, con l'inclinazione dei raggi, segue eh, il sole per rendere di più. Terzo, è arrivato il centro di, eh, di Rovigo per capire cosa vuol dire anche l'asse dei linguaggi nell'ambito della ristorazione. Cosa hanno fatto loro? Hanno eh, realizzato costruito, inventato, tutte le ricette dall'inizio alla fine di un prazzo a base di caffè, con oh, il, il menù, con tutte le foto, con la storia del caffè, quindi abbiamo gli spaghetti al caffè, il, eh, dagli spaghetti al caffè l'antipasto al caffè al dolce al caffè con bevande al caffè, tutte sperimentate, realizzate, fate gli assaggi, questa è eh, la formazione professionale, proprio cose eh, concrete ma anche innovative. Assolutamente. E poi invece qualcosa di non innovativo ma molto educativo, che cos'è? Tra le tante cose che realizziamo e tra i tanti amici con cui poi realizziamo queste cose, quest'anno abbiamo introdotto l'educazione stradale. Gli amici, perché li definirei così perché li abbiamo conosciuti, sono persone straordinarie. Degli agenti della Polizia di Stato e ci faranno compagnia con dei percorsi di un'oretta più o meno ciascuno, quindi ce ne saranno tre o quattro, in cui lui, loro ehm, ci mostreranno alcuni video, alcune foto e da lì prenderemo spunti per poi parlare di come bisogna comportarsi sulle strade e come non bisogna comportarsi. Io ho avuto il privilegio, abbiamo avuto il privilegio noi di vedere in anteprima, è un materiale interessantissimo perché sono anche immagini forti, non cruente, quindi forti che ma arrivano toccanti. dirette. Però assolutamente da poter vedere, da poter condividere anche con ragazzi di quell'età per veramente sensibilizzarli all'educazione stradale, ma all'educazione, secondo me, in genere. Ecco, questa è un po' una novità rispetto al passato. L'ambizione nostra, il desiderio nostro è quello di introdurre. Sempre per rendere più pratico possibile quello che noi facciamo, introdurre anche eh, in modo curriculare, quindi al mattino durante l'anno questi momenti, queste collaborazioni con la Polizia di Stato nell'ambito stradale ma anche in altri ambiti, perché poi è il toccare con mano le cose vere che probabilmente ha senso e dà occasioni di apprendimento a tutto tondo ai nostri, ai nostri ragazzi. No, assolutamente, poi tra l'altro rientra sempre in un percorso formativo educativo che è importantissimo, dovrebbe essere istitu diciamo istituzionalizzato e esteso sì. a tutti, invece qui sta la buona volontà e le idee e le capacità dei formatori di introdurre certe tematiche. Assolutamente, questo... è molto specifico cioè le foto degli incidenti le ha la Polizia di Stato, non le ha nessun formatore, potrebbe farmi un disegno, ma insomma le foto e i video le hanno loro. Poi la cosa che me molto bella che loro hanno fatto, veramente un complimento alla Polizia di Stato, è che loro hanno poi riprodotto, eh, anche a livello, a livello computer, hanno riprodotto cosa avresti dovuto fare per evitare, cosa avrebbe dovuto fare per evitare quell'incidente. Quindi fanno dei ragazzi che l'aspetto positivo, anziché andare a 80 in quel posto, tu andavi a 60... Questo si salvava la vita questo non veniva l'impatto cioè, quindi danno anche la soluzione quindi fatto molto in forma positiva noi l'abbiamo accolto proprio con grande entusiasmo come speriamo un po' tutte le cose che proponiamo domani e, e quindi insomma diamo il via poi loro verranno con le loro auto, portano la Lamborghini insomma siccome facciamo meccanica avere una Lamborghini lì eh, non è cosa da poco assolutamente, assolutamente. siamo giunti in chiusura eh, un'aspettativa, un'emozione un qualcosa relegato alla, alla, alla giornata di domani L'aspettativa è quella che abbiamo vissuto anche gli anni scorsi, che sia un momento di festa eh, dove tutti si possono divertire. Crediamo che ci siano i più sia presupposti ci sono, anche eh, e quindi diciamo una, un momento... una chiusura anche in positivo, un certo, certo, dando della speranza certo. e delle, delle opportunità che esistono, concretamente bisogna impegnarsi per ottenere. Assolutamente. Allora, noi ringraziamo i nostri ospiti, ricordiamo ancora l'appuntamento, come avete visto anche più volte, fuori classe insieme a te giovedì 10 maggio 2012, è la terza edizione. E, tra l'altro sport, creatività, musica e divertimento rientra nell'ambito del progetto, qua vediamo appunto il, la cartellina diciamo, di presentazione, nell'ambito appunto del progetto di ENAIP Veneto, nell'ambito più generale delle tre giornate, se non sbaglio che cominciano il 10 e terminano il 13 di maggio. Di USA Cli Sport in Tour, quindi un'iniziativa di festa in generale rivolta a giovani e non più giovani, perché poi i formatori, 300 formatori non sono giovanissimi, ma un modo per coinvolgere tutti, un intragenerazionale e eh, spingere verso una formazione che sia in senso completo, globale della persona che è in un momento particolarmente delicato e in un periodo storico particolare come questo. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani.